Ciao a tutti amici e benvenuti in questo tutorial dove vedremo come è possibile realizzare delle forme in Blender e poi importarle in Blast Title come oggetto 3D, ovviamente, di tubetti di crema, dentifricio, cioè cose che sono irregolari dal punto di vista della forma, perché io avevo già fatto un tutorial per la creazione di vasetti oppure scatole, sono molto semplici e si possono ottenere anche in Blast Title direttamente creando un profilo con Michelangelo, creando una forma di rivoluzione o rotazione, e questo ovviamente si può fare anche in Blender. Però quando abbiamo delle forme, appunto come un tubetto di dentifricio che è irregolare perché in alto va a stringersi, è schiacciato, oppure presenta proprio anche delle irregolarità, pensiamo a un tubetto di dentifricio utilizzato, e questo ovviamente in Blast Title, che non è un programma di modellazione, non lo possiamo fare. Allora vediamo come ho fatto io, in maniera abbastanza rapida da una parte oppure dettagliata. Andiamo in Blender 2.8, che vi ricordo è gratuito, e con Canc andiamo a cancellare il nostro cubo. Vi faccio vedere una cosa, perché ci sono dei vasetti di crema o tubetti di dentifricio che utilizzano un tappo molto largo. Per iniziare quindi andiamo ad aggiungere, per aggiungere si può andare qua e premere Add, oppure molto semplicemente si può premere Shift A e possiamo ottenere lo stesso pannello. Andiamo ad aggiungere un cerchio, questo cerchio sarà vuoto, quindi per riempirlo, perché altrimenti il nostro tappo sarà bucato, premiamo il tasto Tab da tastiera o passiamo in Edit e vediamo i punti che formano questo cerchio. Andiamo a premere il tasto F, che va a riempire la nostra figura, quindi questo adesso è una superficie piena. Da qui andiamo semplicemente a premere E, che vuol dire estrudi, troviamo questi comandi anche qua di lato, e sull'asse Z che si viene a creare trasciniamo con un drag and drop del mouse. Questa è l'altezza del nostro tappo. Adesso se premiamo di nuovo il tasto Tab da tastiera, andiamo a vedere questa figura, ovviamente sarà un brutto cilindro con le facce anche molto sfaccettato. Possiamo andare a creare un bordo più morbido utilizzando il comando Bevel sui bordi, quindi sempre in modalità Edit, cliccate qui su selezione del lato e con il tasto Alt premuto premete un bordo. In questa maniera vedete viene selezionato tutto quel bordo, altrimenti premendo una sola volta avrete selezionato solo un segmento. Adesso andate qui su Bevel oppure premete Ctrl B, è uguale, e trascinando il mouse vedete che vi si forma un bordo. Se ruotate la rotellina del mouse avete più sfaccettature di questo bordo, che verrà in questa maniera arrotondato, e vedete che così potete scegliere sia la dimensione del vostro bordo, in questo caso deve essere piccolino, e sia quante facce andiamo a creare perché sia più morbido l'arrotondamento. Una volta per confermare premete il tasto sinistro del mouse e avete confermato. La stessa cosa lo facciamo sul lato sotto, quindi andiamo a deselezionare l'oggetto sempre con A e andiamo a premere Alt e clicchiamo sempre sul bordo e ripetiamo l'operazione Ctrl B e poi trasciniamo. Se volete fare questa funzione uguale come l'avete fatta prima e non manualmente, premete Alt e premiamo lo stesso sempre l'angolo. Premiamo Ctrl B e trasciniamo. Quando premete il tasto sinistro per confermare, vedete che vi appare questa finestra Bevel. Se aprite, avrete tutte le opzioni
per andare a ridefinire bene questo profilo. Potrete andare a selezionare un valore sempre uguale, ad esempio 0,06, e un numero di segmenti interni sempre uguale. Cliccate sempre il tasto sinistro per confermare e ecco la vostra figura. Adesso se vi spostate in modalità di shading e ripremete il tab, vedrete il vostro tappo un pochino più morbido, vedete anche nei bordi. Per vedere la figura più morbida e senza queste sfaccettature, possiamo, una volta selezionata, cliccare il tasto destro del mouse e passare su Shade Smooth. In questa maniera vediamo come si presenterà il nostro tappo. Ovviamente è sempre ridimensionabile utilizzando lo scale, premendo S e andandolo a scalare anche in una direzione, ad esempio scale Z, scale X e scale Y. Ovviamente questo se avete una figura che non è irregolare, questo non è il caso. E questo è il tappo che avevo messo sul video che ho fatto di default, ma oggi voglio farvi vedere un tappo proprio da dentifricio, di quelli normali, vecchi, piccolini. Quindi per andare a modellare un dentifricio con le dimensioni più o meno uguali a un tubetto di dentifricio, andrò a utilizzare un'immagine di background per poterla diciamo copiare, per poter mantenere misure. Per far questo ci spostiamo in una vista frontale e premete sul tastierino numerico il tasto 1. Questo perché l'immagine che andremo a prendere è parallela sempre alla vista dove l'andiamo a aprire, quindi se l'avessimo aperta sulla vista in prospettiva, l'immagine sarebbe venuta con un'inclinazione rispetto alla camera e quindi poi muovendoci avremmo avuto più problemi. Allora andiamo a fare sempre Shift A per richiamare appunto l'immagine e scendiamo su Immagine Background. Andiamo a caricarci un'immagine di riferimento. Io qua ho trovato un'immagine in internet e poi l'ho ruotata. Per vedere l'immagine cliccate qui e l'ho ruotata, come vedete, per averla in verticale. Clicco due volte e ho la mia immagine. Questa immagine è proprio un pannello che può essere anche ruotato. Non fatelo perché sennò poi dovremo riportarlo parallelo alla vista. Siccome questo pannello è molto luminoso, se andiamo a creare delle immagini sopra possiamo confonderle con la nostra superficie, con il nostro disegno che andiamo a creare. Quindi ci spostiamo in questa zona dove, premendo questa icona dell'immagine, avremo la possibilità di regolarne la trasparenza. Andiamo a usare alfa cliccando qui e poi regoliamo la trasparenza. In questa maniera avremo visibile sì il nostro disegno, ma non andrà a coprirci i disegni che facciamo. Purtroppo l'immagine che io vado a usare è tutta bianca, per cui può creare confusione, ma è solo di riferimento, diciamo, per tracciare le linee. Andiamo a creare il tappo proprio come abbiamo fatto adesso, aggiungendo un cerchio. Quindi Shift A e andiamo Mesh Circle. Siccome ci troviamo sulla faccia frontale all'osservatore, vedremo solo questa riga, ma se schiacciamo la rotellina del mouse e facciamo un drag and drop possiamo vedere che si tratta di un cerchio. Anzi, lasciamoci la vista così, premiamo Tab per entrare in Edit e premiamo F come abbiamo fatto prima per avere il tappo chiuso. Ci riportiamo sul tastierino numerico, premiamo 1 e rivediamo la nostra riga. Con G, che è Grab, la trasciniamo giù dove inizia il nostro tappo e con S, Scale, la andiamo a ridimensionare.
Ricordatevi che con la rotellina del mouse potete ingrandire e quindi entrare dentro, mentre con Shift e la rotellina possiamo muoverci. Quindi andiamo bene a zoomare con la rotellina, Shift e rotellina per spostarci la vista dove vogliamo. In questa maniera possiamo ingrandire, vedere bene il nostro cerchio per poterlo posizionare, eccetera. Quindi lo posizioniamo qua e facciamo scale finché questo sarà della dimensione giusta. Adesso io faccio un pressapoco, visto che qua l'immagine va anche a sfumare, non si vede molto bene. Premiamo adesso E per estrudere e trasciniamo in su fino al primo punto. Facciamo S per scalare il cerchio e vedete, e lo portiamo alla dimensione dell'altro. Se nel movimento avete movimenti troppo veloci, premendo Shift abbiamo dei movimenti molto più piccoli. In questa maniera, se ingrandendo l'operazione è troppo veloce, premendo Shift potete rallentare il movimento. Ripremiamo E per estrudere nuovamente e se volete scalare un pochino, mi sembra che la superficie non sia proprio dritta. Ecco qua, abbiamo preparato il nostro tappo del dentifricio. Se infatti con la rotellina ruotiamo in prospettiva, vediamo questa figura. Se vogliamo fare una cosa ancora più dettagliata e creare delle righe sul nostro tappo, questo lo potremo fare anche in un secondo tempo con una texture, ad esempio con delle righe, molto semplicemente per simulare le righe. Ma se vogliamo veramente che questa superficie abbia delle righe, potremo andare su superficie e cliccare una superficie. Scusate, ma io non mi ricordo più, mi pareva ci fosse un modo automatico per selezionare una superficie sì o una no. Ora io lo farò manualmente, quindi con Shift premuto per fare una multiselezione non faccio altro che ruotare e cliccare una sì, una no. Per poterle buttare in dentro, in fuori, io le butterò in dentro, clicco il tasto destro e faccio estrudi facce lungo le normali. Le normali sono delle linee che partono dalla superficie e mi indicano la direzione di questa superficie, quindi estrudo lungo le normali e adesso scalando, vedete, in fuori o in dentro, butterò queste superfici appunto in fuori o in dentro. Scegliete voi se le vostre righe devono essere in fuori, a me piacciono un po' più in dentro perché non creano poi lo sbalzo qua. E ecco qua creato il nostro tappo anche con le righe. Finora può sembrare una cosa anche complessa, però ricordatevi che questa parte potete sostituirla con la prima, dove avete visto un tappo molto semplice creato a forma di cilindro un po' smussato. Quindi scegliete voi, anzi adesso la maggior parte dei dentifrici presentano il tappo largo perché si va bene appoggiarlo in verticale. Faccio intanto anche un po' di pubblicità ai dentifrici. Ripremiamo uno per ritornare dove abbiamo l'immagine di background. Con rotellina e Shift ci spostiamo e andiamo a creare un'altra figura, un altro cerchio. Quindi facciamo Shift A e andiamo a fare cerchio. Questa volta non spostate, perché noi non vogliamo un cerchio, ma vogliamo una figura molto più semplice geometricamente, e quindi dal pannellino delle proprietà andiamo a scrivere su vertici 8. Se ruotiamo vedremo questa figura, infatti molto più semplice, un ottagono. E ritornando su 1 andiamo a posizionarci premendo G, questa in basso all'inizio del tappo. Andiamo a zoomare, Shift rotellina, e andiamo a posizionarci bene. Ovviamente la figura deve essere anche centrale all'altra figura e andiamo a scalarla, la andiamo a posizionare che sia più corretta possibile. Se non avete toccato niente doveva già esserlo. E a questo punto facciamo come avevamo fatto prima, soltanto che la figura è un po' più stretta, come vedete, perché parte stretto, quindi lo vado a scalare ulteriormente. Quindi ruoto, premo F
ovviamente devo essere in modalità di edit, premo F per tappare la superficie come prima, torno in 1, faccio estrudi e lo porto fin dove vedete che inizia ad allargarsi, premo di nuovo E, estrudi, allargo, S per allargare al mio tubetto. Io adesso sto più dentro perché vedete che qua la figura non è molto centrato il tubetto. Vado a ingrandire, faccio estrudi, lo porto fin qua così perché vedete che c'è una pieghetta, faccio S e lo vado a allargare fino qui, poi ripeto estrudi, S e in ultima estrudi e più o meno è uguale. E adesso qua, se andiamo a vedere, otterremo una specie di colonna, ok? Adesso questa forma andremo a smussarla aggiungendo un modifier, un modificatore. Quindi andiamo a selezionare tutto il nostro oggetto, andiamo a premere la chiave inglese e su Add Modifier clicchiamo, andiamo a selezionare su Subdivision Surface. Qua avete visto si è già arrotondata con un'impostazione di 2 sul render viewport 1, ma andiamo a portarla a 4 entrambe, così avremo lo stesso, e vedete che già abbiamo questa modellazione morbida. Però vedete che non è corretta, quindi ripremiamo 1. Adesso andiamo ad aggiungere delle suddivisioni che ci permettano di allargare ulteriormente la riga. Quindi andiamo, tab, allarghiamo tutta la vista. Quindi premendo Ctrl R, vedete che si forma questa riga orizzontale che se io vado a muovere il cursore può diventare anche verticale, ma noi serve orizzontale in questo caso. Premete tasto sinistro e potete spostare questa riga dove volete. Come vedete, questa riga vi permette di modellare ulteriormente la vostra figura. La portate sulla prima base e potete anche scalarla con S per riportare il tubetto alla dimensione che volete. Stessa cosa in alto. Possiamo premere di nuovo Ctrl R, creare una seconda riga, spostarla qui, Ctrl S e rimodellare il mio tubetto. Adesso andiamo, abbiamo il tubetto che più o meno è delle dimensioni del tubetto che abbiamo sotto, però c'è un problema, è un tubo rigido e non schiacciato in alto, quindi ci riportiamo frontali. Ora vado a selezionare questa parte, per farlo però devo cliccare qui perché questo mi permette, Show X-Ray, di quando faccio una selezione cliccare tutti i punti, anche quelli nascosti dietro. Quindi premo B e con questa area che si viene a creare faccio un drag and drop e vado a selezionare questa zona. Ruoto con la rotellina del mouse, premo S per scalare e Y nel mio caso, anche nel vostro se avete seguito il tutorial, e andate a schiacciare, vedete, il tubetto in questa direzione. Qua schiacciatelo di quanto desiderate e otterrete questa figura. Nascondiamo i raggi e premiamo il tasto Tab. Come vedete abbiamo il nostro tubetto schiacciato. Questa operazione possiamo farla anche in altri punti, volendo, creando con Ctrl R altre zone, e in queste zone possiamo sia, vedete, decidere uno scale, quindi potremo andare a creare anche figure diverse, bombate fino a un certo punto, oppure più schiacciate, allargate o tenute uguali, schiacciato solo l'ultima parte, anche in base a dove posizionate questa figura. Se io voglio tenerla fino a qua, largo uguale, poi schiacciato, creo una suddivisione qua, la vado a allargare uguale, vedete,
e il tubetto sarà schiacciato solo da quel punto in poi. Quindi questo vi permette di, le suddivisioni vi permettono di modellare ulteriormente il vostro tubetto. Una volta definito il tubetto, vedete che abbiamo la prima parte della chiusura, diciamo, potremo anche stringere solo questa parte per simulare proprio che è saldata, no? Termicamente. E se volete abbellire ancora di più il vostro tubetto dando l'impressione che sia schiacciato, potremo passare sulla parte dello sculpting. Però prima di passare alla parte dello sculpting dovete necessariamente confermare il modifier, cioè applicarlo. Quindi, se siete sicuri di non fare altre modifiche, applicate il modellatore. Adesso, se premete per entrare in edit, vedrete tutte le suddivisioni. Queste suddivisioni vi permetteranno di andare a modellare ulteriormente il vostro oggetto. Se fossero poche le suddivisioni, potrete poi anche aumentarle, però credo siano sufficienti. Se andate sullo sculpting, con questi tool potrete andare a creare delle protuberanze. Come vedete adesso è esagerato, potete regolare il raggio e la pressione, e potrete andare a creare, premendo meno invece di più, potrete andare a schiacciare. Vedete, io sto schiacciando in questa zona il tubetto, e in questa maniera potete farlo magari lateralmente. Adesso io vado a riaumentare il raggio per schiacciare qui il tubo, e vedete che incomincio ad avere un tubo che è irregolare. Eccolo qua, adesso ho esagerato, ma era per farvi vedere come potete ulteriormente, con tutti questi tool che creano delle righe sulla superficie o altro, andare a modellare ulteriormente il vostro tubetto, per poi ritornare nel layout e poterlo revisionare. Anche questo può essere messo in modalità smooth, per cui andrete ad ammorbidire tutte le curve. Adesso qua ero un po' esagerato, la vado ad annullare, e così potrebbe essere buono. Per farlo ancora più smooth, premete il tasto destro e cliccate Shade Smooth e verrà ammorbidito. Ecco un tubetto che è stato schiacciato in questa zona, un po' magari eccessivo, però potrebbe essere. A questo punto avete due possibilità: intanto andare a segnare dei materiali che poi vengano riconosciuti anche in Rough Title. Per fare questo clicchiamo ad esempio sul tappo, andiamo qui sui materiali, new, e possiamo o lasciarlo bianco ad esempio, perché in questa maniera, lasciandolo bianco, possiamo assegnare qualsiasi colore eventualmente da Rough Title. Se vogliamo invece colorarlo, andiamo a segnare un colore. Per vedere i colori dobbiamo sempre trovarci sul viewport shading, in questa maniera vediamo il colore. E per assegnare un altro colore qui, andremo a segnare un altro nuovo materiale e un altro colore. Se io passo una cosa così a Rough Title, però avrò questa dominante di colori. Se invece creo un materiale ma lo lascio bianco, i materiali comunque sono distinti, perché ho materiale 1 e un materiale 2, e potrò assegnare i colori in Rough Title. Quindi io vi consiglio di salvarlo così, con due materiali ma bianchi. Per salvare l'oggetto ovviamente dovete selezionarlo, andare su File, Esporta, e scegliere una modalità per andarlo a salvare. Io lo salvo in Object, perché poi questo oggetto andrà ulteriormente convertito in X-File con un altro programma. Se invece vogliamo andare ad aggiungere
direttamente qui delle immagini e delle texture, dobbiamo procedere in questa maniera. Clicchiamo sul nostro oggetto, andiamo sul materiale assegnato qui, clicchiamo qui su questo pallino e andiamo a selezionare Image Texture. Andiamo a aprire la nostra immagine, per vederla cliccate su questi quadratini, si vedranno le immagini all'interno delle directory. Io ce l'ho su texture, vado a selezionare la mia texture fatta in precedenza, ricordatevi sempre di essere in shading mode, se no non vedete niente. Ora mi sposto su UV editing, la finestra mi viene divisa in questa maniera. Adesso vado a prendere qui la stessa immagine, cioè questa qui, sorriso, la rimpiccioliamo. Con l'oggetto selezionato entro in Edit, seleziono l'oggetto, faccio U, che è Unwrap, e qua la cosa più veloce è andare a selezionare Project from View. Ovviamente devo essere nella front view, cioè premendo 1 sul tastierino numerico, quindi U, Project from View, e vedete che appare di qua la figura. La vado, avete visto, con il cursore a prendere, e adesso posso fare qualsiasi cosa qui, ad esempio con G spostarla, in pratica la sposto sulla texture. Quello che vado a coprire del disegno sarà quello che appare sul mio tubetto. Ad esempio voglio la scritta sorriso, vado qui, premo S, faccio anche uno scale per andare a vedere qui la figura. Ecco qua, non la vedevamo perché non eravamo in shading, è importante. Ecco qua, come vedete, se io sposto vedo quello che vado a mappare. Così mappo il davanti. Adesso premo CTRL 1, in questa finestra mi fa vedere il retro. Vado a deselezionare tutto, con CTRL B mi prendo l'area che mi interessa mappare, mi sposto di qua, faccio G e la sposto sulla parte retro. Ecco qua. Fate attenzione che le scritte vengano dritte, se non vengono dritte non fate altro che premere S, X per flippare la zona. Flippandola vedete che ce l'ho rovesciata praticamente sull'asse X, e quindi così avrò le scritte che vengono rovesce. Flippandola in orizzontale avrò le scritte che vengono dritte. Attenzione a non dilatarla, e la vado a centrare in questa maniera. Se premo di nuovo tab per ritornare normale, vedete, questo è retro, e poi con la rotazione sull'asse Z vado a vedermi il davanti, oppure premendo qua che andate meglio vengono fuori questi assi che potete ruotare, e qua abbiamo la mappatura fatta molto bene. E vi consiglio, sulla grafica scegliete una cosa neutra sui bordi, perché se la vostra forma è regolare non avrete grossi problemi, se la vostra forma è irregolare su queste parti qua di confine, siccome voi dovete selezionare fronte e retro, potreste avere dei problemi di selezionare dei pixel, e così resterebbero bucati, spostati male. Perché se voi fate una selezione ad esempio con C, potete selezionare, vedete, delle aree, con C selezionate anche abbastanza bene, però se fate ad esempio con B, che andate a selezionare così, se guardate potrebbero esserci delle aree, ecco vedete, che sono spezzettate, per cui non vi viene bene la cosa. In più ricordatevi sempre, allora premo 1, se ho selezionato questo premendo B
andrò a selezionare tutti e due i campi. Se invece lo vado a deselezionare e premo B, andrò a selezionare, vedete, solo metà faccia. Ecco, il problema è qua, vedete che qualche pixel, infatti si vede, può succedere che non venga bene in quest'area e poi diventate matti a ritoccarla. Invece, come vi ho fatto vedere io, è il metodo migliore. Una volta finito il dentifricio, possiamo ripassare in layout. Andiamo a sottolineare così con il cursore drag and drop la nostra figura. Ricordatevi di salvare anche Save As come progetto di Blender. Ad esempio, io vado a salvare così, in maniera che potrete riprendere il progetto di Blender in qualsiasi momento, cambiare texture e fare delle modifiche. Invece questo oggetto andrà esportato come oggetto wavefront object. Aggiungete un nome, in questo caso mio dentifricio 4, vado a esportarlo e ora per fare la conversione vado dentro il programma Accutrans, faccio open, vado a caricare l'oggetto, nel mio caso dentifricio 4, apri, ritroverò l'oggetto con le texture e lo vado a salvare direttamente senza far nulla, però spostando qui salva come DirectX, che è il tipo di file che accetta Bruffle Title. In Bruffle Title vado ad aprire un oggetto 3D e vado a richiamare il mio dentifricio, nel mio caso questo. L'importante è che sia quello con l'estensione X convertita, altrimenti il programma non lo identifica. Ed ecco qua il mio dentifricio che posso fare ruotare e è proprio tridimensionale. E da qua poi posso andare a aggiungere il modello anche della specularità e tutti gli effetti che conosciamo in Bruffle Title. Seconda cosa, se va bene così la colorazione, se no potremo mettere l'intero oggetto all'interno di un contenitore, perché così lo possiamo spostare, ruotare come un unico corpo. Se abbiamo bisogno di staccare il tappo, perché ad esempio magari sotto abbiamo modellato anche bene la forma della vite e del nostro tubetto, allora apriamo un contenitore, poi prendiamo il dentifricio e lo inseriamo all'interno del contenitore. Vedete, va in fondo perché il contenitore sapete che ha di default 500, lo riportiamo a 0. Adesso, andando sul dentifricio, premiamo CTRL U che fa l'unwrap, ci chiede se è sicuro di suddividere nei due modelli. Sì, a questo punto abbiamo i due modelli suddivisi, tappo, eccolo qua, e tubetto. Vedete che noi non avevamo fatto la parte interna, cioè la parte che scende sul tappo, ma potevamo farla. Questo ci permette di colorare il tappo, assegnargli anche una texture. Qui ad esempio potremmo prendere una texture metallica e farla ad esempio come refraction map, e adesso vedete che l'oggetto sembra metallico. Attenzione, quando dovete muovere il contenitore. Ricordatevi che quando andate a ruotare il contenitore, il punto di rotazione deve trovarsi in centro, quindi abbiamo bisogno di spostare il punto di rotazione e lo ruotate. Ecco qua, vedrete subito, questo qua è il punto di rotazione, quindi questo punto di rotazione va spostato all'interno del nostro oggetto. Qua bisogna avere un po' di pazienza, adesso è sui 300, facciamo una prova, eccolo lì. Adesso quando andiamo a ruotare il dentifricio, vedete, ruota
tranquillamente. Ed ecco l'animazione finale che ho creato per voi, ovviamente così è solo indicativa, potrete vedere come è stata realizzata. Mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e lasciatemelo un commento con scritto cosa ne pensate, per piacere. E vi regalo anche questa seconda animazione con il primo tubetto fatto, però ho aggiunto, come vedete, il beccuccio e anche un bel dentifricio, pasta di dentifricio. Bene, io vi ringrazio ancora per tutto il tempo che mi dedicate per seguire questi video, che so che sono lunghi ma cerco di farli dettagliati appositamente, e in descrizione al video troverete il link per scaricare due animazioni, una con questo tubetto e una con l'altro tubetto, e in più vi inserisco anche il modello di Blender. Ciao e alla prossima!